do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Stamattina in macchinina, sola sola. Jacopo, l'ho lasciato a mia suocera. Cioè veramente se l'è portato via stamattina. Quando lo è venuto a guardare. Sto andando a fare la spesa ad Eurospin. Vado da sola, gli ho chiesto il piacere se poteva portarselo con sé, perché altrimenti Jacopo non mi fa fare niente. Dopo l'ultima brutta esperienza che ho avuto, che sono andata al Conad, che c'era anche mia nonna, insomma mia cugina, le mie due cugine, non vi dico il pazzo, nonostante gli presi la pizzetta, gli presi il succo di frutta, là il tè, che cavolo gli comprai, ho detto no, ho chiesto il piacere a mia suocera. La scorsa volta, il mese scorso, sono andata, ne approfittai che stava Giuseppe malato a casa. Ora ne ho approfittato che sta mia suocera, perché quando devo fare la spesa grande ne voglio approfittare, insomma, che stanno loro. Altrimenti finché è una spesina piccolina, insomma, mi posso arrangiare da sola, ma se è una spesa grande preferisco lasciarlo. Comunque ora partiamo. Sono appena salita in macchina, sopra ho fatto solamente i letti e basta. Che ho fatto? No, ho messo le cose in lavastoviglie, i letti e basta. Perché se mi mettevo a pulire, ragazzi, non scendevo più. E comunque sono le 9:20 e per le 11 dovrei stare da mio suocero, perché poi lei deve andare a trovare una signora. Insomma, vado a fare la spesa prima che si fa ancora più tardi. Perché io poi sono una tipa che mi conosce, chi mi conosce lo sa benissimo, che mi piace andare piano, mi piace guardare, mi piace, e quindi mi devo muovere, altrimenti torno tardissimo. Sono tornata da fare la spesa, per fortuna sono tornata alle 11, sono salita anche sopra a posare le buste, poi sono andata a prendere Jacopo da mia suocera e sono tornata da una mezz'oretta. Il tempo che vi ho girato, questa qua è solamente una piccola parte, il tempo che vi ho girato uno svuota la spesa e ho, insomma, ho finito proprio adesso. Ora devo sistemare quest'altro pochino di cose, perché poi a metà video, insomma, mi sono un attimo fermata e ho finito di, cioè ho iniziato a sistemare qualcosa, altrimenti qua sull'isola non si capiva niente. E niente, vabbè, questo è tutto il casino che ho di bus e bussarelle. Jacopo, gli ho dato due patatine per farlo stare fermo. Vi voglio far vedere a Lupin. Scendi amore, no, scendi, mamma ti dà le patatine, devi scendere. Allora, a Lupin ho preso il Listerine, era in offerta, questo qua è il 500 ml, quindi il grande, a 2,49€, quindi 2,50€. Poi vabbè, dei cinesi ho preso salviettine, queste qua, alla, no, l'ho preso sempre a Lupin. Poi ho preso queste salviettine qua, sempre 1€. E poi ho preso questo correttore qua, non ci fate caso, ho messo la giacchettina perché fa freschetto. Comunque, il correttore che ho comprato è questo qua, della Maybelline New York, e il cancella età, correttore occhiaie, bacchetti cosi più Haloxil Instant Anti-Age, insomma è il 02 Nude. Vediamo se mette a fuoco, guardate che top di videocamera. Ok, 02 Nude. Ed è comodissimo perché girate così, anche vabbè se non sta a fuoco, ok. Lo girate così e qua sopra esce il prodotto, vabbè qua dove l'ho provato io prima e non si leva, ce l'ho ancora. Comunque, vedete, si applica il prodotto e basta veramente metterlo così. E poi magari lo andate un pochino così a picchiettare e avete fatto. Ed è, l'ho preso proprio per questo, perché era comodissimo. E l'ho pagato, questo qua ragazzi è il primo prodotto che mi compro e che pago tantissimo per me. E vabbè, tantissimo, non esageriamo. Lo pago un bel po' del prezzo che pago di solito le cose. Comunque l'ho pagato questo qua 7€ e qualcosa ed era in offerta. E mi hanno anche regalato questo specchietto qua molto carino. Così, eccolo qua.
Poi dai cinesi sono fermato e ho comprato questa pezzolina perché di solito io dai cinesi compro tre pezzoline di queste qua in microfibra, 1 euro. Soltanto che erano finite e quindi ho preso questa qua per arrangiare perché devo assolutamente cambiare la pezzolina della cucina. E vabbè, ne ho presa giusto una insomma per arrangiarmi mentre che non porta quelle là 3 da 1 euro e ha detto che le porta per sabato, quindi le prenderò direttamente la settimana prossima. Comunque, allora, pardon, come sempre la qualità dei video, però quando vedete che è cambiato vuol dire che si è scaricata la videocamera e sto vloggando con il telefono. Comunque andiamo a mangiare un bel gelatino, l'ho promesso a questi monelli. Vado alla gelateria che sta qua di fronte alla villa, andiamo a mangiare un gelatino perché anche io ho tantissima voglia. Questa qua è la merenda che faranno. Seduta. Perché no? Dopo. Vieni qua, vieni, ora chiamiamo a papà, chiamiamo a papà, vediamo dove sta. È andato dal dentista e ancora non è tornato. Aspetta, amore, sta dalle 5. Ok. Che c'è, amore? Allora ho fatto qua. Ora vieni in braccio a mamma. Vieni qua, vieni. Lo spezzatino con di tacchino. Con piselli e patate e qua si è quasi cotto il cavolfiore al vapore. Aspettate che prendo Jacopo. Ok, ora devo, mo lo chiamo un attimo, chiamo Giuseppe, vediamo dove sta e poi niente, faccio un po' di pasta e cavolfiore e poi per secondo un po' di spezzatino là con le patate e i piselli. Sì, domani se lo porta anche Giuseppe al lavoro. È buonissimo questo spezzatino qua dell'Eurospin. Non so se ci sia in tutti gli Eurospin questo reparto macelleria che fanno sto macinato, no, sto macinato. Questi bocconcini di tacchino tagliati così piccolini, però comunque vabbè, li potete prendere in qualsiasi macelleria, spezzatino di tacchino. Lo fate tagliare tutto a bocconcini piccolini, se no lo tagliate voi e viene morbidissimo, veramente una bontà. Poi un po' di pane. Questo è il panino che porta Cristian da scuola, lo vuoi? Poi che c'è? Poi c'è l'acqua. Questa qua è l'acqua nuova che la posiamo. No, quella là no. Quella no. Poi c'è la tovaglina. E poi che c'è? Vedi un po'. Cucù, mamma, non c'è più niente. Poi qua non c'è niente. Metti a posto, dai. Mettiamo di nuovo a posto, su. Vogliamo chiamare papà, vediamo dove sta, se ci risponde. Sperando che non sta il pane, pure mamma. Mangia tu, amore. No, non lo vogliono loro, grazie. Ah, è un po' duro. Vediamo papà se risponde. No, no, non si fa. Amo? Tieni parecchio? No, momento, cavoli, sì. Sto facendo mandarla ancora. Va bene, ciao. 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 Ok. Ah, quasi fatto, ho detto si deve fare solamente la pulizia dei denti e basta. Perché si doveva fare una carie. Dai, Pio, no, mamma. Ciao. Si doveva fare. Ma perché non vuole farmi parlare con tuo bambino? Allora, io ora mi mangio il dito. No, io ora mi mangio il dito di Jacopo perché è un grande monello. No. E allora fai il bravo. Basta, l'hai fatto. Non ce la faccio.
Ma quante macchie? Ma li do a fare. Comunque gli do a fare la carie. Ha fatto la comunque mo stasera si deve fare l'otturazione e la e niente, la pulizia dei denti e basta. Poi ci abbiamo anche Cristian. Stasera dovevo andare a ritirare anche i vestiti di carnevale, però comunque Giuseppe cioè ancora non è arrivato, sono le 7 e sinceramente non esco dopo, ancora esco. Senti, secondo me questo cavolo fiore è pure pronto, fammi vedere un attimo. Ciao! Ciao! Sì, prontissimo, vediamo questo altro campo, ok. Corto. Questo è il telefono della mamma, vi vuole far vedere il mio telefono, sono le 18.55. Sì, non hanno visto, amore. Ed è un bacio, ma... Fai vedere come dai un bacio alla tua mamma. Ma quanto pane ti sei messo in bocca? Fammi vedere. No, tanto, dai, sputa. Gli amici, mi avete rotto. Yeah, tra poco viene papà, mangiamo, facciamo che viene preso perché c'è tanto. Perché grida sempre questo bambino? Yeah! Non si grida. No. Sei un bambino bello. Sei un bambino bello e non si grida. Guarda mamma e dammi un bacio. Guardate qua Jacopo che c'ha. Fai vedere qua la bocca, guardate. Non lo so dove si è fatto questo viola. Aspetta, fai vedere, fermo. No, no, il naso, la bocca, fermo. Così. Apri. Vai, leva la lingua, leva. Guardate qua, c'ha. Leva la lingua. Leva. C'è qua questo pochino viola qua, eh? Niente, vabbè, non vi fa vedere. Comunque, non lo so dove se l'è fatto. Ma vabbè, dai, finisco di cucinare che tra poco viene Pappino. Viene Pappino e suoni di nuovo la batteria con papà. Suoni di nuovo la batteria con papà. Sì! Sì! Lui mangia per la contentezza. Sì! Già dalla batteria questo bimbo suona. Secondo me è l'unico vero appassionato per il momento. Insieme al papà. Che c'è? Buonasera. Cosa stiamo mangiando? Le banane con il cioccolato. Aspetta, e cocco. Aspetta. Perché mi da. Stai fermo, aspetta. Facciamo vedere. Guardate la banana con il cocco e la cioccolata. Hola! Hola! Siamo galera digitala! Hola! Guardate tutti i biglietti che ha scritto Vincenzo per tutta la famiglia. E ti Deborah, vuoi farli vedere tu, dai. Ha paura che ha smagliato le banane, Giuseppe. Allora, Giuseppe, fai poco il mariolo. Allora, scritto, Cristian, quello da notare, quello del papà è più piccolo. Ha scritto, Cristian, ti voglio bene, però non ti devi pisciare sotto e a scuola difenditi. Jacopo, ti amo tanto, però sei un po' monello. E Ruby con una B, no due B. E banana si scrive ba-na-na. E Ruby tutto, e ti mangi tutto, pure la banana. Prendete i tovaglioli, chi sa prendi i tovaglioli. Poi, mamma, ti amo tanto, però non urlare, mi fanno male le orecchie. La stessa cosa al papà, da notare il biglietto molto grande. Papà, ti amo tanto, urla di meno, mi fanno male le orecchie. Ciao. Orecchie. Si dice orecchio. Orecchio o io invece la chiamo orecchia. Perché? Lo so, è sbagliato, però io dico orecchia, è più forte. Perché c'è lo zoom? Ma chi è che metto lo zoom ogni volta? Ho fatto sto piccolo dolcino per dopo mangiato. Arrivo anche un gon.
Sono buone, Così, con la scusa di questa, mangerò pure la verdura. Con la verdura. Oh. Ma non so, c'è un po' di brand. Pulisci la bocca? A volte non mi rendo conto quando parlo. Comunque, così, con la scusa di questo, mangiano anche la frutta. Tipo, no, è l'orario, ragazzi. Scusate, pardon. Momento lavatrice fatto. Ho messo a lavare tutti i giubbotti dei bambini di oggi. Perché siamo andati a mangiare il gelato e non potete capire, cioè potete immaginare chi ha bambini che si sono buttati tutto il gelato sui giubbotti e quindi ora l'ho messo a lavare. Ah, vai a prendere la cremina nel bagno, che mamma te la metto, mi sono proprio dimenticata. Quella là che sta vicino alla piantina. Ma le preghiere non stanno qua, stanno nel libricino piccolino. No, non so come lo sciocco. Queste qua forse sono le cose da fare. Questa qua è di ricetta per la neve. Che ricetta? È tipo una storia, vedi? Ma no, questa. Sì, questa. Questa qua è una storia. Tutta storia. Vedi, qua parla del riso, per esempio. Poi qua Matera. Parla di questa città, vedi? Non voglio fare i soldi così buoni. Poi qua è quella come l'hai fatto ora a scuola. E poi questo qua ti fa vedere come fare un coniglietto qua. Coniglietto pasquale, vedi? È un bellino. Chi trova un sirocco? Amico trova un tesoro. Chi trova un amico trova un tesoro. Mamma, vediamo come si può fare. Posso pure questo, devi ti fare aggiungere il palconi. Aspetta, dimmi. Indovina come si fa la frittata? Con le uova. E poi altre cose. Il sale, un po' di formaggio. No, levati da là. Uova, pomodoro, zucchina, formaggio, sale, olio. Questa è la mia vendita. Vieni qua. Ok, però metto le uova. Però questa brucia. Guardi. Vieni qua, Cristian, alzati qua sul letto, mamma. No, la voglio da tutte le parti. La voglio da tutte le parti come Cristian. Vai, E metti dritto. Girati. Dietro. Perché te la metti pure tu? Perché va bene. Va bene agli occhi. Allora ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ci vediamo domani, per me ci vediamo domani. Beh, non lo so se mamma inizierà il video con noi o senza di noi. Certo. Non lo sappiamo, vabbè. Quando era il bollo? Dopo. Dopo, ok. Ci vediamo domani con un nuovo vlog giornaliero. Vediamo Cristian, certo. Cosa vuol dire? Certo. Fare lo sciocco, parla. Sempre vlog. Mamma è sempre una campionessa di vlog. Wow, la campionessa di vlog. Ne ha fatto 101. Wow, Guinness World Record. pesate, c'è pesi tu. Mamma va di là. Ciao bimbi. Ciao. Ciao. Ragazzi, seguite sempre la famiglia Campora. Meno.
Come meno? Non è vero di più. Voi siete già di più iscritti e più benvenuti. Visualizzazione. Meron, guarda è bravo, amore mio. E giuro su Gesù, che lo sapete, io ci tengo tantissimo. No, non gli ho proprio, non gli ho proprio detto niente, proprio zero. Voi siete belli da tutte. Ragazzi, pure mia mamma. Meron, grazie. Andate a dormire che domani è a scuola. E già chiudi un altro po' la tapparella, amore. Addirittura Cristian. Campionessa, madonna mia, amore. E Cristian, mamma, sei una campionessa di vlog. Oh. Okay. Ecco sì. E ti ho fatto morire Cristian. Comunque, ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo vlog giornaliero. Mua, un bacione grande da me, Deborah. E ciao. Da Giuseppe. Ci vediamo domani. Pioggia d'oro. Ciao. Ciao.